a maggio, che cazzo di tempo. Brutto vortice. Ti costringe a stare a casa, a non fa niente, a annoiarti. Sarebbe fichissimo se ci fosse un locale fatto bene, con tutto quello, tutte le nostre passioni. Sarebbe una figata. Per esempio... con tanti giochi da tavola. Porca miseria. Pauroso, pauroso proprio. E fumetti da leggere, seduto su un divano magari, davanti a un'enorme libreria piena di fumetti. Lo sai che ci dovrebbe essere anche una stanza tutta dedicata alle console di ultima generazione, PlayStation, computer con visore per farti vedere la realtà, quella nuova, per far vedere, esatto, e soprattutto tante Switch. La Switch ok, però io sono all'antica, a me metti un cabinato con Metal Slug o Tekken, io mi ci finisco. Tutto il giorno lì. Ci deve stare assolutamente. Assolutamente. Per renderlo perfetto ci vuole il gioco di ruolo. Soprattutto pieno zeppo di manuali come la 3.5, 4.0, 5.0. E se non dovrebbe bastare schermo e master, carte per ingannismo, ci deve stare tutto. Questo va bene, però unito a questo ci vorrebbe un'ambientazione tipo quella di Big Bang Theory, un angolino con la libreria, la poltroncina di Sheldon. Il tutto deve essere però circondato da cibo. Panini stile americano, dog, hamburger, perché la pancia vuole la sua parte. Già D&D tiene fame, è automatico. È automatico. Poi mentre mangi l'occhio vuole anche la sua parte. E vuoi mettere che figata, cioè un'esposizione di action figure, One Piece, o Dragon Ball, o anche queste qua, le vinyl pop. Figa. E anche, soprattutto, scudi, spade. E qualsiasi cosa inerente a che questo mondo, che dici? La ciliegina sulla torta sarebbe che tu vedi i proprietari, gli proponi un progetto, qualsiasi cosa che ti piace, come Nerf, tornei, anche roba di fumetti come tuo fratello, no? Che disegna, workshop si chiamano. Workshop, sì. E i proprietari ti accettano la cosa. Il mondo dei miei sogni. Non esiste mai una cosa del genere. Ma quando me la prima.